Salve a tutti! Oggi voglio continuare a parlare dell'IR2153. Di questo dispositivo io ne avevo già parlato in un precedente video e, se vi ricordate, aveva una forte limitazione, ovvero che il suo duty cycle è fisso al 50%. Quindi le due PWM che escono fuori dal driver e che vanno ad accendere il MOSFET alto e il MOSFET basso sono in opposizione di fase e con un duty cycle del 50%. Ora, la domanda che mi sono posto è se ci poteva essere qualche stratagemma per cercare di modificare questa condizione del driver. Così mi sono andato a studiare bene il suo datasheet e quello che ho scoperto è che in pratica, osservando bene il suo schema interno, sembrerebbe essere proprio la perfetta fusione dello schema di un NE555 più lo schema di un driver a mezzo ponte. E quindi, se il circuito logico che comanda il driver è in pratica un NE555, si sa benissimo, guardando anche su circuiti che si trovano online, che è possibile modificare il duty cycle di questo dispositivo. E così ho detto, se lo schematico è uguale, allora sarà possibile modificare anche il duty cycle dell'IR2153. E così sono andato a ripescare un circuito che avevo utilizzato nel generatore di onda quadra fatto con amplificatore operazionale per variare il duty cycle dell'onda quadra in uscita, ed è questo che vedete riportato sul foglio. Quindi, fra il pin CT e il pin ground dell'integrato non è cambiato nulla, è sempre presente solo il condensatore, mentre fra il pin RT e il pin CT, oltre alla resistenza che trovavamo anche prima, vi è l'aggiunta di questo circuito, dove in pratica possiamo vedere che ci sono due diodi messi in parallelo ma montati al contrario, e in serie a ogni diodo vi è una resistenza. E com'è che funziona questo circuito? Che cos'è che va a modificare? In pratica, quando il condensatore è nella fase di carica, funziona questo ramo qui, quindi abbiamo che la resistenza totale vista dal condensatore sarà pari a RV2 più R, mentre quando il condensatore è nella fase di scarica funziona quest'altro ramo qui, quindi la resistenza vista dal condensatore sarà pari alla somma di R più RV1. E cosa comporta questa variazione di resistenza? Che in pratica il tempo di carica e il tempo di scarica saranno diversi e quindi conseguentemente anche il duty cycle, mentre il periodo di oscillazione si mantiene costante. Ora, per sapere il valore di duty cycle, note le resistenze del circuito, basterà quindi applicare la stessa formula che ho applicato per il generatore di onda quadra, ed è questa qui che vedete. Ora, tutto quello che è stato detto finora è ovviamente una supposizione, nel senso che magari c'è qualche altro fattore che non ho valutato nell'integrato e quindi quando si andrà a montare questo circuito
succede qualcosa che non lo fa funzionare. Quindi quello che bisogna fare per verificare che in effetti questo stratagemma funziona è andare a fare un test. Quindi quello che farò sarà rimontare il circuito di driver che avevamo già visto nello scorso video e andare a inserire questa rete aggiuntiva dove i valori di resistenze che ho scelto sono R pari a 10 kg e la somma di RV1 più RV2 in quanto andrò a mettere un trimmer sarà uguale a 10 kg e questo dovrebbe consentirmi, se tutti i calcoli e il ragionamento che abbiamo fatto finora è giusto, di variare il duty cycle di uscita da un minimo del 33% a un massimo del 66%. Molto bene, quindi adesso vado a montare il circuito sulla breadboard e poi andiamo a vedere qualche forma d'onda sull'oscilloscopio. Ho montato il circuito sulla breadboard, qui si riconosce chiaramente la parte aggiunta, quindi i due diodi con il trimmer di regolazione. Il part number dei diodi che ho utilizzato è l'1N4148, quindi diodi molto veloci. E abbiamo che il driver andrà a pilotare questo mezzo ponte realizzato con due MOSFET con part number IRFZ44N. Quindi adesso vado ad alimentare il circuito e andiamo a vedere qualche forma d'onda con l'oscilloscopio. Ho alimentato il circuito e sembra funzionare. La forma d'onda gialla che vedete è quella sul nodo switching, quindi in questo momento che il trimmer è posizionato centralmente, abbiamo che l'integrato funziona correttamente, a una frequenza di 28,1 kHz. Adesso provo a ruotare il trimmer. Sto ruotando e sta diminuendo il duty cycle in effetti. Ora è al minimo e abbiamo un duty di 34,86% e la frequenza è aumentata leggermente a 28,6 kHz. Giro in verso opposto. Ora il duty aumenta. Ora è all'estremo opposto, il duty è del 65,62% e la frequenza è 28,7 kHz. Il circuito quindi sembra funzionare perfettamente, in quanto abbiamo ottenuto sia il duty minimo che il duty massimo che avevamo previsto. Inoltre la variazione di frequenza è davvero bassissima, quindi si può dire che è quasi a frequenza costante. Adesso voglio andare a vedere i segnali di gate. Ho posizionato le sonde sui due segnali di gate, ovvero la gialla sul gate del MOS basso, mentre la blu sul gate del MOS alto, ed è anche facilmente riconoscibile dal fatto che la scala è diversa e c'è anche questo gradino qui che sta proprio a indicare l'effetto del bootstrap, e provo a variare il duty. Molto bene. Quindi si può vedere che funziona perfettamente perché i due segnali di gate sono perfettamente in controfase e si mantiene perfettamente
costante il dead time, quindi non c'è nessun problema di controllo del mezzo ponte. Quindi questa modifica lo fa funzionare correttamente. Non c'è nessun problema di controllo. Molto bene. Quindi, come abbiamo potuto vedere, l'IR2153 funziona perfettamente anche con questa modifica e questo è davvero un ottimo risultato, in quanto consente di superare uno dei pochi svantaggi di questo integrato e quindi, oltre alla vasta area di applicazioni che già aveva, con questa ulteriore modifica diciamo che si potrà utilizzare davvero in tantissime applicazioni. Molto bene, per questo video quindi è tutto, alla prossima!